minuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Dalla Sala San Francesco spesso vi raccontiamo quanti incontri, quante conversioni avvenute proprio in questa stanza, perché molti aspettavano Padre Pio per consegnargli qualcosa. Questa era clausura, quindi c'erano esclusivamente gli uomini qui ad aspettare Padre Pio. Oggi vogliamo raccontarvi però di diversi episodi che sono accaduti qui e che una nicchia dei mosaici realizzati dall'artista teologo Padre Marco Ivan Rupnik nel complesso religioso della chiesa di San Pio da Pietrelcina racconta. Ecco questa conversione di diversi comunisti, da come possiamo vedere grazie alla regia che ci dà l'opportunità di vedere questa bella immagine. E tra questi vediamo una donna, Italia Betti, professoressa di matematica, comunista e dirigente del partito che veniva detta, pensate un po', la passionaria rossa dell'Emilia, la virago di Marx. Il 25 aprile marciò incontro agli alleati, vestita di rosso, con la bandiera comunista in pugno, capelli corti, a cavallo di una moto rossa, si batteva proprio per questa scuola laica, per togliere i bambini sbandati per via della guerra dalle mani dei parroci che li avevano accolti. Sentì in sogno Padre Pio che la chiamava. Ecco questa mano che si posa quasi sulle loro teste. Spinta da una forza soprannaturale, un giorno si recò a San Giovanni Rotondo. Appena vide Padre Pio, sentì questo impulso, andare a confessare ad alta voce tutto il suo passato, potremmo dire tutti i suoi peccati. La cosa suscitò una sensazione forte. Il partito fece l'impossibile per farla recedere, anche perché la sua conversione ne andava provocando molte altre, come quella ad esempio di Giovanni Gigliozzi, giornalista dell'Avanti, ma non ci fu niente da fare. La Betti restò a San Giovanni Rotondo, si fece terziaria e morì di cancro nel 1950. E chissà anche lei quante volte ha avuto modo poi di incontrare il suo padre spirituale, Padre Pio da Pietrelcina. In questa nicchia noi intravediamo anche altre persone che vanno ad individuare, ecco, questo mondo. Costante Rosatelli di Velletri, uno di quei comunisti da blocchi stradali e botte con la Cerere. Vide una volta che un frate era affacciato ad una finestra, lo guardava mestamente, da quel momento cominciò a sognarlo tutte le notti. La foto riconobbe subito che era Padre Pio da Pietrelcina. Venne qui a San Giovanni Rotondo, si confessò e Padre Pio gli chiese: da quanto tempo non ti confessi? E lui disse: beh, almeno 5 anni. E Padre Pio gli disse: bugiardo, tu non ti confessi da 12 anni, anche lui convertito. Poi ancora la storia di Giovanni Bardazzi, un commerciante di Prato, anch'egli sfegatato comunista, una donna che era andata a intercedere per lui, per la sua anima, da Padre Pio, qui a San Giovanni Rotondo, si era sentita rispondere da Padre Pio: te l'addossi tu o me l'addosso io? Forse se la sono addossate entrambi, perché quell'uomo cadde in un sonno che durò circa 3 ore, dal quale si svegliò sconvolto perché aveva sentito urla disumane, odore di zolfo. Morto di paura, si lasciò convincere scendere giù a San Giovanni Rotondo, dal quale poi Padre Pio lo convertì. Tornato ancora a San Giovanni Rotondo, portò da Padre Pio un pacchetto, pensate un po', di 70 tessere di comunisti che anche loro si convertivano, e nel momento in cui lo vide Padre Pio gli disse: Giova, prendi e vendi tutto. Non ci fu poi mese, fino alla data della sua morte, di Giovanni, che scendeva qui a San Giovanni Rotondo con un pulmino per accompagnare tante persone e fece di Giovanni l'autista, potremmo proprio dire così, l'autista di Padre Pio, perché portava qui tantissima gente vogliosa di convertirsi, vogliosa di fare una grande esperienza di preghiera e vogliosa soprattutto di chiedere a Padre Pio e di affidarsi allo stesso Padre Pio. L'ultima storia che vogliamo condividere arriva dalla vicina Cerignola. Savino Grieco era un grandissimo devoto di Marx, tant'è vero che non fece battezzare nessuno dei 5 figli, però di nascosto lo fece la moglie, e quando lo venne a sapere si infuriò come una bestia, quando venne a sapere invece che aveva 2 tumori al cervello e stava per morire, ormai era spacciato, si aggrappò a Padre Pio da Pietrelcina. Mandò a quel paese il materialismo dialettico e cominciò seriamente a pregare. La stessa notte sognò Padre Pio che gli toccava la testa e guarì.